Essendo Montorio un comune con meno di 15.000 abitanti, si vota con un sistema maggioritario a turno unico. Viene eletto cioè chi ottiene il maggior numero di voti. Il 20 e il 21 settembre prossimi si voterà per rinnovare il Consiglio Comunale e per eleggere il nuovo sindaco dopo la caduta dell'amministrazione di centrodestra guidata da Ennio Facciolini. Tre candidati sindaci in corsa, Fabio Altitonante, Alessandro Di Giambattista ed Eleonora Magno. Fabio Altitonante, il suo slogan, la forza del fare. Quale sarà questo fare? Ricostruire Montorio. Oggi siamo in uno scorcio del Colle. Fino al 2009 ci vivevano 1.000 persone, sono passati più di 10 anni, siamo ancora a zero. La ricostruzione è ferma. Migliaia di cittadini non vivono più a Montorio, non ci sono più servizi per attrarre i turisti e in ultimo Montorio nemica delle imprese. Non si creano posti di lavoro da anni. Le novità del suo programma quali sono, se le volesse condensare in poche parole? Non sono un marziano, non ho la bacchetta magica, però quando hai la forza del fare e il comune di Montorio ha tutte le risorse all'interno del proprio bilancio che non sono utilizzate da anni, abbiamo una visione chiara sulla ricostruzione e la faremo nei prossimi 5 anni, abbiamo una visione chiara su come far tornare le imprese a Montorio e abbiamo una visione chiara su come attrarre i turisti. A Montorio non c'è nulla da inventare, abbiamo una posizione strategica straordinaria, siamo a mezz'ora dal mare, mezz'ora dal lago, mezz'ora dalla montagna e abbiamo il fiume Vomano. Bene, partiamo dalla valorizzazione di quello che abbiamo. Alessandro Di Giambattista è stato già sindaco di Montorio al Vomano anni fa in rappresentanza del centro-sinistra. Sono stato sindaco 10 anni a Montorio e 10 anni assessore, quindi penso di poter spendere la mia esperienza a favore del comune di Montorio, perché dopo 2 commissariamenti consecutivi ritengo che Montorio abbia bisogno di stabilità e di un'amministrazione che duri 5 anni per portare a termine i progetti che ci prefiggiamo. I progetti del suo programma? Principalmente c'è il bisogno di far ripartire la ricostruzione per riportare a Montorio quanti più residenti possibili. Dopodiché un intervento serio sul centro storico, un rilancio del centro storico, un rilancio del lungofiume. Il primo progetto di lungofiume, quello utilizzabile, è stato inaugurato dal sottoscritto nel 2005, quindi io credo fortemente in questo progetto. Poi rimettere Montorio al centro degli interessi della provincia di Teramo e quindi soprattutto dell'entroterra teramano attraverso un ricollocamento di Montorio negli assi della viabilità veloce, quindi la costruzione di un casello autostradale che guardi verso Montorio e il prolungamento dell'80. Eleonora Magno, il suo slogan recita insieme con slancio verso il futuro, ma quale sarà questo futuro secondo lei? Un futuro di ricostruzione. Ricostruzione globale, questo vorrei precisarlo, quindi non soltanto ricostruzione di edifici privati e pubblici, che pure sono una necessità impellente, che tutto riprenda immediatamente forma e che si consenta a chi è andato via dopo gli eventi sismici di rientrare, è la priorità. Lei che promesse fa? Di avere un progetto che integri una serie di interventi. Gli interventi devono partire tutti contemporaneamente, ricostruzione certamente fisica, attenzione al decoro e quindi alla manutenzione ordinaria non solo del centro ma anche di tutte le frazioni di Montorio, perché deve essere un luogo con caratteristiche di servizi, di attenzioni che rendano alta la qualità della vita. E tutto questo deve favorire il turismo, un nuovo modo di fare turismo. Noi puntiamo al turismo verde, al turismo lento che è espressione cui tengo perché in opposizione a un'idea di sviluppo che si accordava con il progetto autodromo-motodromo e invece qui noi lavoreremo sul recupero dei sentieri, del tratturo, delle mulattiere per creare un circuito che si metta d'accordo con il turismo agribio, con una filiera corta di produzione aziendale e quindi far fiorire quelle che sono le nostre vocazioni.